Siamo con Paolo Pasqualino, titolare del ristorante I Sognatori qui a Borgo Foce. Siamo qui perché per domenica 15 novembre è in programma una cena molto particolare, ovvero una cena alle 5 di mattina, proprio perché dalle 18 in poi, secondo l'ultimo DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ristoranti, i bar, le attività di ristorazione devono chiudere. Quindi come mai avete avuto quest'idea, immagino presa, da altri ristoratori italiani che hanno fatto la stessa cosa, che ha un po' un sapore, un po' di provocazione? Allora, sì, la nostra idea non è originale nostra, stiamo guardando quello che accade e stiamo cercando di reagire di conseguenza. Questa iniziativa abbiamo visto è già stata messa in atto a Venezia, da quello che sappiamo la prima volta, forse anche a Verona, ma abbiamo sentito dei nostri clienti che dicono che anche in Francia o da altre parti, insomma, stanno reagendo in modo, noi vogliamo dire, creativo a questo momento difficile. Il nostro pensiero non è quello di compiere un atto di protesta, è più un'azione di resistenza, secondo noi, di resistenza alla difficoltà, alla bruttezza, al doversi fermare. Per cui l'idea che ci è venuta in mente a me e ai miei ragazzi, devo dire che stiamo lavorando molto insieme come squadra qui ai Sognatori, è quella semplicemente di fare quello che sappiamo fare, per cui cercare di invitare le persone a vivere belle esperienze da noi. Il nostro lavoro non è quello sicuramente di trovare soluzioni purtroppo al problema più generale. Pensiamo che le azioni di protesta siano forse da compiere in ambiti più privati, in ambiti più legati a quello che ciascuno di noi porta avanti poi nel proprio quotidiano, anche fuori da qui. Noi siamo un ristorante, siamo un locale e facciamo vivere per quello che possiamo al nostro meglio, appunto, belle esperienze attraverso il potersi riunire per mangiare, bere qualcosa e avere dei momenti di convivialità. La nostra idea è quella di cercare di trovare la bellezza comunque anche in questo momento difficile e pensavamo che una cena con l'atmosfera della cena, quindi anche con la luce, con il ritrovarsi perché no, a lume di candela, seduti con tutte le distanze e il tentativo di tenere le regole così come ci sono state chieste, imposte, potesse essere un modo bello per andare avanti. Tanto la vita in questo momento è talmente strana, abbiamo pensato che fare una cena strana non sconvolgerà la vita di tutti noi più di quanto non sia già stata sconvolta, dalla situazione generale, ecco. A proposito della vita sconvolta, quest'anno è stato travagliato per tutte le attività commerciali in particolare, e dopo il lockdown di marzo, poi l'estate in cui si è provato un po' a ritornare alla normalità, vi aspettavate di nuovo a tornare in questa situazione, la chiusura alle 18, e adesso si è in attesa di un altro DPCM che potrebbe ulteriormente inasprire le misure anti-Covid? Ma allora, quando noi abbiamo riaperto dopo la chiusura di, se non ricordo male, 87 giorni, cosa che il nostro ristorante non aveva mai fatto, così come credo nessun'altra attività. Abbiamo riaperto il 1 giugno e ci siamo trovati io e tutti i ragazzi che mi seguono nell'esperienza dei Sognatori. Abbiamo provato a vedere che cosa sarebbe nece stato necessario fare, che cosa eravamo in grado di fare. E abbiamo parlato di tempi lunghi, ci siamo detti questa situazione probabilmente ci accompagnerà per un anno almeno, noi ci siamo detti, non pensavamo che si sarebbe risolta così nel breve periodo, dopodiché non siamo noi degli analisti, non siamo politici, non siamo noi, appunto siamo un ristoratore e una squadra di collaboratori che sta veramente dando il massimo.
Per cui non sta a noi adesso fare previsioni e analisi. Di sicuro io credo che fino a quando non ci sarà di nuovo il bel tempo, fino a Pasqua, presumo che ci saranno problemi, restrizioni. Poi quali saranno io non lo so dire. Noi cercheremo di reagire appunto al nostro meglio, stiamo ovviamente pensando di mettere in atto delle possibilità che diano a tutte le persone che vogliono venire a trovarci di comunque di farlo appunto in sicurezza e tenendo le precauzioni che sono necessarie, però ci siamo detti perché no, perché non fare qualche cosa che dia un po' di nuovo il sapore alle persone di ritrovarsi in modo gradevole e piacevole, per cui fare una cena alle 5 del mattino è sicuramente strano, ma ripeto, non sarà più strano di quello che la nostra vita ci sta chiedendo ormai da lungo tempo, e secondo noi ci chiederà fino a Pasqua, fino forse l'estate prossima, chi lo sa. Grazie.